Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputer. Oggi parleremo di Commodore Amiga 500 contro Olivetti Protest PC1. Commodore Amiga 500, di fatto il re degli home computer, da quando fu commercializzato nel 1987, un anno dopo l'uscita dell'Amiga 1000, sino al 1992. L'Amiga 500 era la versione più economica di Amiga 1000. L'Amiga 500 aveva 512k di RAM, poteva essere espanso sino a 2 MB di RAM, CPU Motorola 68000 a 7 MHz, aveva un disk drive da 1,44 in bundle, architettura chiusa con pochissimi slot di espansione, processava Amiga OS 1.2 oppure 1.3. Queste cose ormai le sanno anche Sassi. Olivetti Protest PC1, commercializzato nel 1988. L'anno prima l'Olivetti aveva proposto PC128 e PC128S, che si erano schiantati contro l'Amiga 500, e in Italia nessuno si era filato il PC128 e il PC128S. Olivetti PC1 aveva una CPU NEC V40 da 8 MHz, aveva 512k di RAM, disk drive da 3,5, poteva essere espanso sino a 640 KB. Aveva un vano interno vuoto in cui si poteva mettere un disco fisso. Processava MS-DOS 3.2, un sistema operativo a linea di comando. Monitor e computer prezzavano più o meno come un Amiga 500, con un monitor a colori Commodore. La storia narra che quasi nessuno appunto in Italia comprò l'Olivetti PC1, che era incompatibile con PC128, con Olivetti PC128, era incompatibile l'Olivetti PC1 con Olivetti PC128S, che erano usciti l'anno prima, e tutti e due, PC128 e PC128S, dell'Olivetti linea Protest, erano tutti e due incompatibili reciprocamente, cioè praticamente tre computer diversi, uno diverso dall'altro. Le capacità multimediali di Olivetti PC1 erano molto scarse rispetto alle straordinarie capacità multimediali di Amiga 500, che aveva anche un sistema operativo grafico a finestre che lo proiettava vari decenni avanti rispetto al vetusto MS-DOS a linea di comando. Chi aveva già comprato Commodore 64 poteva recuperare stampante ad aghi MPS e o monitor a colori Commodore per l'Amiga 500. Gli acquirenti di Olivetti PC1 invece dovevano comprare tutto, monitor, computer e stampante Olivetti, perché prima del 1988 Olivetti non ebbe a curarsi mai del segmento home computing, e PC128 e PC128S erano tutti e due incompatibili, quindi sinergie con hardware precedente erano zero. Andiamo a sbirciare adesso nei manuali per capire a fondo come fossero molto diverse le due macchine, cercando di entrare nella follia e nel delirio di Olivetti, che ebbe a proporre PC1 ignorando il gioiello Acorn Archimedes, che invece l'Olivetti aveva in portafoglio dentro la controllata Acorn. Vi rinvio ai due podcast dedicati all'Acorn Archimedes, lo sconosciuto home computer nel mercato italiano che, se opportunamente modificato, avrebbe potuto mettere in difficoltà il Commodore Amiga. Adesso andiamo a vedere invece i manuali prima dell'Amiga 500 e poi successivamente dell'Olivetti PC1 128. Ecco il manuale dell'Amiga 500, manuale utente, versione inglese. Andiamo quindi a scorrere il bel manuale. Che cosa ci racconta e da cosa era composto? Dunque, capitolo 1, introduzione dell'Amiga. Capitolo 2, come diciamo si accende il computer tirandolo fuori dalla scatola. Getting started, quindi le prime cose, le prime nozioni, i primi rudimenti sull'Amiga 500, i dischetti e le tecniche di
selezionamento, appuntamento, trascinamento, drag dropping praticamente del sistema operativo con il mouse. Usare il workbench, gli strumenti del workbench, settare le preferenze, MegaDOS and the CLI, quindi praticamente gli accessori e altri comandi, titolo 8, che cosa è possibile aggiungere praticamente alla Mega, della memoria, un disk drive esterno, delle stampanti, oltre che un modem, eventuali scan e forse altri periferici, quindi sicuramente gli scan. Capitolo 9, come prendersi cura dell'amica. Scorriamo rapidamente, poi abbiamo delle appendici, tutte di tipo tecnico, manuale molto tecnico, e poi altre appendici un po' più scarse relativa alla bibliografia, agli schemi elettrici e quant'altro, glossari e quant'altro. Ok, eccolo l'Amiga 500, ma lo conoscono tutti. Introduzione all'Amiga 500, e già qui si comincia a vedere la differenza che c'era fondamentale tra l'Amiga 500 e il PC1. PC1 era a linea di comando, l'Amiga 500 aveva un sistema operativo a finestre, proprio come il Macintosh. Non ebbe mai a incorrere nelle ire furenti di Apple, in quanto praticamente le funzionalità del sistema operativo dell'Amiga 500 erano strutturate in modo da non rassomigliare al sistema del Mac, del Macintosh. Che cosa ci si poteva far girare sull'Amiga 500? Programmi di produttività, quindi spreadsheet, dati grafici statistici, word processor, database, programmi di grafica, indubbiamente programmi per l'educazione, e ovviamente giochi multimediali veramente fantastici, programmi di musica e di suono. È possibile quindi collegarsi ai sintetizzatori con prese, scatolotti MIDI aggiuntivi, e programmi di telecomunicazione e linguaggi di programmazione. Eccolo l'Amiga 500, da che cosa era composto? Qui c'è la spiegazione di tutti i vari spinotti che c'erano posteriormente. Già qui si nota che questo è un manuale abbastanza curato, perché invece di esserci dei disegni in bianco e nero ci sono fotografie a colori. Alimentatore esterno, eccolo qui, la soluzione che riprendeva molto la filosofia del Commodore 64, unità centrale e tastiera, a cui poi ci si agganciava la stampante, il monitor, l'alimentatore esterno, il mouse, che era una periferica aggiuntiva che il Commodore 64 non aveva, il joystick, un modem e i disk drive esterni. In più, diciamo che l'Amiga 500 aveva già di per sé un disk drive interno, cosa che il Commodore 64 non aveva. Indubbiamente l'Amiga 500 è figlio della filosofia del Commodore 64. Qui si spiegava tutto quello che c'era da collegarci, non è che anche questo era un computer plug and play, perché bastava attaccare quei pochi cavetti e si era già belli e pronti per partire, inserendo in sostanza il kickstart nel drive in bundle, proprio come l'Apple 2C, differenza che questa, che poi dopo ci aveva un bel sistema operativo a finestre. Qui diciamo l'utilizzo dei, si spiega l'utilizzo dei dischetti da 3,5 con i selettori di protezione e di scrittura, il kickstart e via. Una cosa che è sempre mancata a tutti gli Amiga, anche già dall'Amiga 500 e poi anche nel 1200 e nel 600, è ovviamente l'hard disk interno, la capacità di inserirlo già in bundle. Questa è una cosa che la Commodore non ha mai messo su tutte le piattaforme Amiga, incastrandole. Il Motorola 68000 poteva raggiungere un indirizzamento lineare fino a 2 mega, però la Commodore introdusse il limite a 1 mega. Era tanto, diciamo, come memoria all'inizio, però poi cominciando a utilizzare applicazioni e dati la memoria si saturava, perché sopra la memoria praticamente era composta dal sistema operativo, dal workbench della finestra, quindi lo spazio utile si riduceva per dati ed applicazioni. Oltre un mega non era possibile andare, e quindi
di conseguenza l'assenza di un disco fisso con lo swapping della memoria virtuale ha sempre decretato una cronica carenza di RAM per i sistemi Commodore Amiga. Indubbiamente si notano tutte le tecniche di dragging tipiche dei sistemi operativi a finestre, che obiettivamente non anche se le tecniche erano le stesse, il puntatore era rosso, la scrivania era blu, c'era tutta una filosofia completamente diversa, anche i cassetti, l'orologio, insomma era completamente differente rispetto al look and feel del Macintosh, e quindi era questo completamente diverso dal Gem DOS, che invece, come abbiamo visto, per chi è interessato può andare a vedere il podcast sul il manuale dell'Amiga ST, indubbiamente il DOS OS era identico al sistema del Macintosh. Eccolo qui, un bel Amiga. Utilizzare il Workbench, e qui come si allarga le finestre, le tecniche erano praticamente identiche, ma ovviamente come tutti i sistemi operativi a finestre, ma l'ambiente era completamente diverso. E su questo non ci piove, infatti la Apple non ebbe mai a trascinare in tribunale la Commodore per plagio di sistema operativo, perché pur essendoci le finestre, obiettivamente era diverso. Utilizzo dei gadget, resizzare le varie finestre, tutte tecniche uguali che c'erano anche, features che c'erano anche sul Macintosh, ma indubbiamente era una cosa differente. Vediamo un po' altre cose che si possono trovare su questo bel manuale, che è anni luce avanti rispetto a quello del Olivetti PC1, che è proprio un sistema operativo completamente diverso. I tools del Workbench, l'orologio, attenzione che l'Amiga 1000 l'orologio non ce l'aveva, in modo particolare, nel senso che virtuale, che quando si avviava andava settato. Vabbè, l'orologio e calcolatrice sono, diciamo, gli strumenti classici del Workbench, assieme al cestino, vari comandi che si potevano attivare dalle finestre. E poi abbiamo, dovrebbe essere fra un po', la personalizzazione delle finestre con il colore di sfondo, in modo tale da modificare in modo diverso, diciamo, il Workbench. Io penso che la maggioranza degli utenti abbiano utilizzato il Workbench così com'era, senza stare a perdere troppo tempo nella personalizzazione dei colori in modo differente. Già funziona già bene. Poi abbiamo l'editor per quanto riguarda le icone, un editor di icone, bel manuale ovviamente completo per utilizzare al meglio il sistema operativo a finestre. Poi vediamo utilizzo delle preferenze, ecco appunto, per personalizzare il Workbench con i colori, la velocità del mouse, quanto doveva essere veloce più o meno il doppio clic, il formato del testo, i dati della seriale, questi erano i puntatori che poteva essere modificato. Quindi è interessante notare che i puntatori nelle varie modalità non aveva nulla a che vedere praticamente con quello del sistema del Macintosh, che peraltro era che fisso e non era nemmeno modificabile. Amiga DOS, questi sono i comandi della Amiga DOS, che poi erano comandi relativi, perché praticamente non è che ci fosse da digitare granché sull'Amiga, dato che c'erano menu a finestre. Formattare dischi, copiare, directory, cancellare file, programmi. Comandi del disco, che però avvenivano tramite la GUI. Graphics User Interface. Vediamo un po' altre cose del manuale. Ecco cosa era possibile aggiungere: una stampante, un disk drive da 5,25 e un secondo disk drive da 3,5, che indubbiamente faceva molto comodo, oltre a delle espansioni per portarlo fino ad 1 mega. Ora il disk drive da 5,25 non so quanto fosse poi utile per un'amica, ma comunque
diciamo una stampante, un'espansione tipo dalla 1 mega e un secondo disk drive erano elementi importanti, perché in molto solitamente gli utenti utilizzavano quello del Commodore 64, perché probabilmente sicuramente lo recuperavano. Molto pochi saranno stati gli utenti del Commodore 64 che avevano comprato una stampante, perché con il Commodore 64 con la stampante non ci si faceva una mazza. Come prendersi cura dell'Amiga, quindi pulirlo, prendersi cura dei dischetti, ripulire il mouse da sudicio che trascinava la pallina, come pulirla. Eccoci, referenze tecniche, queste, ecco, Motorola 68512K, espandibile fino a 1 mega, però il 68000 linearmente avrebbe potuto indirizzare fino a 2 mega, quindi la Commodore segue a metà del potenziale del 68000, peccato perché anche 2 mega avrebbero fatto comodo. La carenza, diciamo, di un disco fisso indubbiamente con il tempo mise la bella macchina, bella piattaforma Amiga, la mise, diciamo, in difficoltà. I dati delle connettori seriali, gli spinotti, a cosa servono? Il connettore parallelo, la presa dell'RGB del monitor, la presa a porta del mouse e del controller del joystick, gli spinotti del disco esterno, il connettore del disco esterno, vari connettori. Qui abbiamo il diagramma di flusso dell'Amiga, di funzionamento dell'Amiga 500, cosa c'era in RAM, il chip custom FAT Agnus per l'animazione con tutta la relativa pedinatura, il diagramma blocchi dell'Agnus per illustrava che cosa faceva questo chip, il chip custom per la grafica Denise, anche qui abbiamo la pedinatura con il diagramma blocchi che spiegava che cosa faceva e come accedeva alla memoria, il chipset Paola per il suono, pedinatura e il suo diagramma blocchi, l'utilizzo della memoria, come diciamo l'indirizzamento, cosa, come veniva utilizzata, le informazioni generiche dell'Amiga DOS che non servivano una mazza, dato che c'erano le finestre, quindi più di tanto non è che ci fosse da digitare, gli errori dell'Amiga DOS con il codice, la spiegazione, manuale completo ovviamente, come utilizzare la tastiera, i vari segreti, cosa servivano i vari tasti, eventuali combinazioni numeriche, il tastierino, la tastiera, vabbè, configurazioni della tastiera, che ne uso eventualmente di caratteri speciali. Utilizzo della stampante, che poi interessava relativamente, tanto faceva tutto per conto suo l'Amiga, e poi abbiamo una bibliografia che indubbiamente poteva far comodo. Poi abbiamo gli schemi elettrici addirittura dell'Amiga 500, cosa che la Olivetti PC1 questi se li sognava la notte, non so cosa ci poteva fare un utente, ma indubbiamente per gli smanettoni queste erano risorse importanti che la Commodore però dava già gratuitamente. Un glossario che non fa mai male, quando per entrare in modo completo nel mondo dell'informatica con gerghi ed acronimi, e poi vediamo, dovremmo essere un indice, va bene, dovremmo essere arrivati alla fine di questo bel manuale Commodore Amiga 500. Il penoso manuale dell'Olivetti Rhodes PC1, un infame manuale. Vediamo un po', ecco qui, dall'installazione all'uso, oi oi. Abbiamo già visto, ma comunque è interessante rivederlo in confronto con quanto mostrato precedentemente invece con la Connect Manus. Introduzione, composizione della fornitura, cosa c'è nel computer,
descrizione dei componenti, tastiere, avvio, unità centrale, i collegamenti, all'avviamento, cosa andava collegato e cosa no, veramente poco, monitor e alimentazione. Poi la parte relativa, diciamo, al caricamento, l'avviamento, regolazione del joystick, praticamente le relative informazioni, introduzione cos'è il sistema operativo, gestione dei dischi, dei drive. Qui veramente c'è da fare veramente poco, perché è tutta roba, diciamo, altri comandi dell'MS-DOS, quindi veramente misero, messaggi di errore. Poi l'archiviazione, cos'è un file, la gestione dei file, vediamo un po', e infine le caratteristiche hardware, le espansioni, cosa ci si poteva mettere, un po' pochino, joystick, il mouse non serviva a nulla, e diciamo, e poi poco altro. Vediamo un po', eccolo qui, bidone PC1, come si vede, ecco, già dice già tutto, voglio dire. La tastiera, come so, la cosa era composta, l'unità centrale, il disk drive da 3,5 che non serviva a una beata mazza per gli utenti di MS-DOS nel 1988, perché ancora erano diffusi sostanzialmente i disk drive da 5,25, e quindi gli utenti MS-DOS da 3,5 con questo bidoncino non potevano accedere all'intera massa di programmi MS-DOS che circolavano su dischi da 5,25, e ancora erano diffusi insieme all'ottimo Amstrad PC 1512. Quindi non si capisce il delirio di Olivetti di mettere un Olivetti PC1 con un disk drive da 3,5 per porre la barriera all'entrata agli utenti, per non farli accedere ai programmi MS-DOS su 5,25. Ecco, se non si voleva che gli utenti andassero praticamente qui dall'MS-DOS o in MENA, andassero ad accedere ai programmi MS-DOS, allora tanto voleva puntare sul bel computer Archimedes, che non ci combinava nulla col sistema MS-DOS, però perlomeno era una macchina completamente diversa e avrebbe potuto arginare sostanzialmente le vendite dell'Amiga in Italia, mentre ovviamente questo PC1 non serviva una beata mazza, perché voglio dire, raggiungeva malapena i 640 KB con MS-DOS di serie, cioè aveva, poteva essere acquistato 256K oppure 512. Ovviamente ho detto già tutto. Questi, va bene, programmi davano i comandi dell'MS-DOS, come utilizzarlo, quindi a linea di comando, se ci si poteva mettere, bah, non lo so, il joystick, un monitor, wow, se ci si poteva mettere il mouse, che non serviva praticamente a niente, era un'interfaccia parallela, un'interfaccia seriale, processore NEC 8088 compatibile a 4,7 MHz oppure 8 MHz, ma comunque era 16 bit. La macchina si era venduta a 256K oppure a 512, però poteva essere espansa, wow, a 640 KB, mentre l'Archimedes aveva già di serie 1 MB, ROM da 16 KB, modalità 640x200 a due colori, wow, 320x200 a quattro colori, wow. E ho detto già tutto, col dischetto da 3,5 che non serviva una beata mazza. Bah. Caratteristiche software, vabbè, passiamo oltre, è già finito, ecco, meno male, è già finito.